Noi li abbiamo già Ci saranno i ordinati dati. in quantità enormi questi vaccini, per cui diamo già per scontato che questi vaccini saranno utilizzabili. Invece ricordiamo, ci sono ancora le autorità regolatrici che li devono dare, okay? E la pressione non è amica, diciamo, la pressione che tutti quanti stiamo mettendo di una buona decisione, di una decisione indipendente e neutrale. Questo è quello che lei ci sta provando a dire e che è molto importante, no? E che in qualche modo ci ha detto anche il professor Crisanti che arriverà dopo di lei. Però abbiamo, mi scusi, per quello che ho capito, lei giustamente ci va con i piedi di piombo, abbiamo capito che abbiamo ragionevole motivo per credere che questi vaccini ci impediscano, diciamo, di sviluppare i sintomi della malattia, cioè ci proteggano dalla malattia, ma non sappiamo ancora se proteggono gli altri dal contagio, cioè io magari posso prendere il virus ma non sviluppare i sintomi, quindi non aggravarmi, ma rimanere contagioso e trasmetterlo a qualcun altro che magari non è ancora vaccinato e che potrebbe prendersi la malattia. Questo qui è ancora il problema da chiarire, giusto? Ma io penso, di nuovo, sono San Tommaso e vorrei vedere tutti i dati. Avremo prima i dati di infezione, perché è più facile averli. Avremo prima i dati di malattia, sono stati annunciati, ripeto, alcuni degli annunci, gli annunci direi, sono credibili, ma voglio vedere i dati. Sono, come lei ha detto e come io dico da molto tempo, sono le luci in fondo al tunnel. Noi ci aspettiamo e speriamo di avere un vaccino che protegga dall'infezione, protegga dalla malattia e protegga dalla disseminazione, cioè il fatto che portiamo in giro il virus. E abbiamo motivo per pensare che le tre cose possano anche essere in alcune situazioni dissociate, ma è da vedere. Voglio sottolineare una cosa, l'approvazione che verrà data è un'approvazione per emergenza. Questo vuol dire che l'eventuale approvazione andrà accompagnata da un monitoraggio molto molto stretto delle persone che vengono vaccinate. Ricordiamolo, passiamo da prima migliaia, poi decine di migliaia e poi, speriamo, centinaia di migliaia, milioni. E io mi auguro miliardi di persone, quindi dovremo cercare eventi rari. Abbiamo bisogno di accompagnare l'introduzione del virus con ricerca accurata, indipendente e trasparente.